Ciao ragazzi, buonasera. Allora, vi voglio fare un unboxing adesso. Ho preso una valigetta da Amazon. Ma voi mi direte perché, se c'hai questa sua, questa bella originale sua, perché sinceramente ho visto che è molto difficile metterci le cose, vanno a incastro, sinceramente non mi ha fatto impazzire. E allora ho voluto prendere una cosa leggermente più grande, ma pure più comoda e più sicura. Ho preso questo case, devo dire, già dai materiali vedo molto molto buona. È tipo una piccola valigetta, guardate la differenza, non è molta, diciamo, ecco. C'ho questo, a questo spazietto qui, quindi non vedo tutta questa grande differenza. Ok, apriamola. Oh, allora, spero che si veda, aspettate che mi avvicino un pochettino. Ok, direi, allora, qui uno ci si può mettere, io ci metterei direttamente il mio tablet, ho il Mi Max 2. Poi guardate, sono quasi simili con gli astuccetti che ho preso singoli, che del video prima. Vediamo, allora, questo, vediamo un po'. Allora, questo qui va bene, l'unica cosa è che non si può mettere questo, quindi adesso per il momento leviamolo, poi eventualmente ci faccio una piccola modifica. Potrei, già l'avevo, ci avevo pensato di levare un pezzettino qui, quindi, però per il può andare anche così, ragazzi, non c'è nessun problema. Vediamo, eccolo, ci abbiamo qui il drone. Perfetto, a pennello proprio, bello, a pennello. Poi abbiamo le due batterie, è una, speriamo di non spaccare nella borsa e né nient'altro, un e due. E poi qui ci va il credo qualche accessorio, mi pare, vediamo, io qua c'ho tutto, qui tutto, non sentirete un po' di casino, ma non è niente, non sto sfondando niente. Pensavo che ci andasse questo, ma a quanto pare non ci va, però si può mettere tranquillamente qui insieme al tablet. E qui, ragazzi, va, eccolo qua, questo lo leviamo, ci va il caricatore, e direi pure molto molto bene, pensavo peggio, sono sincero. E qui ci va la porta qui, e il cavetto e il resto dell'alimentatore può andare tranquillamente qua. Beh, ragazzi, direi non male, uno lo prende, forse magari con tutte queste cose, magari, ecco, no, aspetta, no, ce va. Oh, ecco, ci può andare anche questo, vediamo un po'. Allora, questo gli dà proprio fastidio, quindi già, però vediamo, comunque qua c'è spazio, quindi, però ecco,
uno chiude e si porta via la borsetta così. Allora, con la borsetta direi che è abbastanza pesantina, però credo che sia pesantina come il come quell'altra borsa con tutte le batterie e tutto quanto. Qui abbiamo la tracolla fatta pure bene, gommata, si aggancia qui una. Scusate se impallo la inquadratura, però io di questo non posso fare. E due, quindi direi abbastanza efficace. Aspettate, la metto, me la sono messa addosso, mo vi faccio vedere eventualmente come si vede, ragazzi. Spero che si veda. Non è tanto grande. Può andare. E niente, ragazzi, scusate un po', c'ho da solo, quindi mi tocca fare da solo. Lo faccio solo per voi. E niente, quindi questo è la borsetta che ho preso su Amazon. Direi che non è veramente male. Ecco, uno prende tranquillamente, prende il joystick, mette il display, prende il drone, lo apre e lo può far volare tranquillamente subito, quindi nessuna perdita di tempo né niente. Quindi niente, ragazzi, io credo che terrò molto volentieri questa borsa, perché la preferisco a quell'altra. C'ho paura che quando la incastonavo dasse fastidio alle eliche, quindi no, la preferisco volentieri, più semplice e tutto. Per questo è tutto, poi vi linkerò il video, vi metterò in descrizione il link della borsa presa su Amazon. Ciao ragazzi, mi raccomando, un bel like se il video vi è piaciuto e condividete il video ai vostri amici e il canale, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi!